Ciao a tutti amici, bentornati su Stagioni. Oggi accendo la telecamera per condividere con voi alcune riflessioni riguardo la capacità di diventare ottimisti nella vita, di affrontare i problemi con ottimismo. Sembra una cosa banale da slogan pubblicitario. C'era qualche anno fa quella pubblicità che diceva l'ottimismo è il profumo della vita. Sì, è vero, può essere, le cose che dirò possono essere considerate inutili e banali da chi magari si trova in un momento di difficoltà, è depresso e non riesce a tirarsi fuori da queste situazioni difficili. Però vi assicuro che se ci pensate bene, le cose di cui parleremo oggi in questo video vi possono aiutare e sono vere. Sono vere soprattutto perché sono sperimentate in prima persona dalla sottoscritta. Non sono, cose che io ho letto su un manuale e vengo a ripetere qui a pappagallo, ma sono atteggiamenti che in questi anni sono riuscita a mettere in pratica io che ero una persona pessimista, ero una persona fino a qualche anno fa diversa da come sono adesso, una persona che tendeva a lamentarsi, che tendeva a buttarsi giù, a mollare il percorso che stava facendo, non appena alcune difficoltà si paravano davanti, e invece con gli anni e soprattutto con le difficoltà che più o meno tutti ci troviamo ad affrontare nella vita, ho imparato che essere pessimisti, lamentarsi, pensare sempre che tutto vada nel peggiore dei modi, piangere e mollare il nostro obiettivo ci porta solo a peggiorare la nostra situazione. Invece bisogna fare esattamente il contrario, anche se sembra molto difficile. Anche se in quel momento ci troviamo in grossa difficoltà e la sera andiamo a letto e piangiamo da soli sul cuscino, la mattina bisogna alzarsi, guardare il sole e dire vado avanti perché ce la farò. E non è dire andrà tutto bene così in modo stupido, senza pensare alle conseguenze e senza avere una strategia, è mettere in atto un cambiamento mentale, perché a mio parere il vero segreto del successo, successo è una parola che non mi piace molto, però diciamo così, del riuscire ad andare avanti e del sconfiggere le difficoltà delle persone che hanno avuto grossi problemi e hanno superato grosse difficoltà è proprio l'atteggiamento mentale. Sì, è vero, ci sono fortune nella vita, ci sono persone che sono sfortunate più di altre. Ma questo non compromette granché il risultato della vita di ognuno di noi. Ci sono persone anche che io conosco che apparentemente appaiono molto fortunate perché hanno tutto, hanno un bel lavoro, sono laureate, hanno una famiglia. Si concedono vacanze, eppure crollano, si disperano e finiscono per abusare di
farmaci, psicofarmaci, e non riescono, nonostante tutte le possibilità e tutta la bellezza che hanno attorno, non riescono ad uscire dalla propria situazione perché il loro atteggiamento mentale glielo impedisce. Allora, io non sono, lo dico in tutti i video, in questa tipologia di video, non sono una psicologa, non sono una guru, non sono una coach, sono solo una persona che riflette su questi argomenti e che si è trovata a percorrere un sentiero a volte che è risultato difficile, a volte tortuoso. Una persona che ha avuto dei fallimenti nella propria vita che consideravo gravi, ma che è riuscita a superarli e a trasformarli in qualcosa di positivo, almeno per quanto mi riguarda. Poi non importa se agli occhi delle persone, di chi mi conosce, di chi mi conosceva, io posso apparire una fallita oppure una che non ha raggiunto gli obiettivi che raggiungono gli altri. Questo non ci deve importare, l'importante è come ci sentiamo noi. Ci piace come ci sentiamo, ci piace la nostra vita, come ce la siamo costruita, il nostro piccolo mondo, che può essere fatto anche di piccole cose. Se a noi piace dipingere le mollette da bucato, e quella è la cosa che ci fa stare bene e vogliamo fare quello, per dire una cosa sciocca, inutile, dobbiamo fare quello e fregarcene di quello che pensano gli altri. Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita, diceva la canzone, no? Di Loredana Bertè, mi sembra. Ed è vero, è così. Non abbiamo nella nostra vita, non sono tutte stelle, tutti successi, però questo non deve essere un problema, non dobbiamo farci bloccare da questa situazione, perché la vita non è facile, la vita è difficile per tutti. Una volta io pensavo da giovane, da ragazzina, che la vita fosse facile, che tutto mi fosse dovuto. E mio padre mi diceva: la vita non è facile, non sono tutte rose e fiori. E io mi innervosivo e pensavo non fosse così. Invece è così. Ma devo dire che le difficoltà e le spine servono, servono tantissimo, servono molto più delle rose, perché le spine ci fanno apprezzare poi le rose che inevitabilmente, se sappiamo guardare, se sappiamo aprire gli occhi e guardare quello che c'è di bello nella nostra vita, ci sono le rose, ci sono le spine, ma ci sono anche le rose. Allora, io ho preso un po' di appunti perché voglio parlarvi di questi vari punti senza disperdermi in chiacchiere, cosa che ho già fatto perché ho visto che sto già chiacchierando troppo. Allora, che cosa dobbiamo fare secondo me quando abbiamo un problema? Per esempio, veniamo licenziati, oppure il nostro marito, nostra moglie, il nostro fidanzato improvvisamente ci lascia. Disperazione. Senso di fallimento, tragedia, pianti, ci sentiamo mancare la terra sotto i piedi, il mondo è bruttissimo, è tutto orribile, queste sono le sensazioni che proviamo. Bene, dobbiamo governare i nostri sentimenti, governare le emozioni che ci pervadono in quei momenti, in quel periodo.
Non possiamo, secondo me, andare a agire di pancia. Cioè, il nostro datore di lavoro ci ha licenziato, noi presi dalla rabbia per sfogarci, per mandare via la rabbia che abbiamo in quel momento, andiamo a fare una scenata in ufficio e gli distruggiamo l'ufficio. Oppure il nostro fidanzato ci lascia, andiamo facciamo una scenata e gli distruggiamo la macchina. Queste cose che si sentono in giro. Questo non dobbiamo farlo, dobbiamo governare le emozioni, non che inevitabilmente ci travolgeranno come un torrente in piena, e farle passare e aspettare ad agire. Se non ci riusciamo, la cosa migliore è rivolgerci a un amico. A un amico, a una persona cara, un genitore, una mamma, un fratello, qualcuno di cui ci fidiamo, in modo che questa persona veda le cose dall'esterno e ci faccia, come si dice, ragionare. Questo è il primo punto. Quindi non facciamoci prendere dalla rabbia, dalla disperazione, ma aspettiamo e lasciamo fluire queste bruttissime emozioni. Evitare di chiederci continuamente perché è successo, perché sono stato licenziato, perché il mio fidanzato mi ha lasciato, perché è successo questo, perché. Perché può servire in certi casi analizzare la situazione e capire se abbiamo sbagliato qualcosa, però ormai il latte è stato versato, quindi è inutile piangere e continuare a cercare le motivazioni. Io vi dico che per molto tempo su alcune situazioni mi sono arrovellata la mente chiedendomi perché. Cercando di scoprire anche le cause più minime, i particolari più nascosti della situazione. Perché era successo questo? Perché mi era stato detto quello? Perché era andata così? Perché quella volta io non avevo fatto così? E in realtà questo chiedersi perché ci porta solo a entrare in un loop di pensieri malsani, cioè un circolo così vizioso da cui non riusciamo ad uscire. Perché chiedersi perché, ok, anche quando nel momento in cui veniamo a scoprire le cause, queste cause non ci aiuteranno ad uscire dai nostri problemi e dal nostro star male. E poi molto spesso le cause sono confuse, le cause noi vere non le sappiamo. I veri motivi per cui ci accadono certe cose, per cui veniamo licenziati, per cui il nostro fidanzato ci lascia, o per cui perché ci viene una certa malattia o qualsiasi altra cosa. Sono complesse e sono anche nascoste, nel senso che non sapremo mai probabilmente i veri perché accadono certe cose, perché questo dipende anche da quello che ci raccontano gli altri e non sempre quello che ci raccontano è la verità, cioè è la loro versione delle cose. Quindi, invece di chiederci perché, potremmo chiederci come posso fare ad uscire da questa situazione, come posso risolvere quello che è successo, come posso smettere di stare male, che cosa mi farebbe smettere di stare male. Quando io improvvisamente ho perso il lavoro un paio d'anni fa, ero già in questa casa. Mi
Non avevo nessuno, non avevo soldi da parte e improvvisamente ho perso il lavoro perché il mio contratto è scaduto e senza nessun preavviso non mi è stato rinnovato. Io ero convinta che me lo rinnovassero e invece la sorpresa. Allora, inizialmente la prima mezz'ora è stato uno shock. E poi, fortunatamente, ho cominciato a chiedermi che cosa posso fare adesso per uscire da questo problema. Ebbene, ho cominciato, beh, prima di tutto ho lasciato passare quel momento, mi sono presa un fine settimana di pausa, in cui sono uscita, sono andata ai mercatini, ho fatto le mie passeggiate, mi sono rilassata e poi dalla settimana successiva ho cominciato a cercare lavoro, quindi mandare curriculum. E poi è successo che una settimana dopo sono stata chiamata, ho fatto un colloquio, il colloquio è andato bene e ho trovato un nuovo lavoro. Certo, non è sempre così facile, a volte diciamo che in questo caso sono stata fortunata a trovare nel giro di una settimana, 10 giorni, un nuovo lavoro. Non è sempre così, però... Chi cerca trova, quindi se si è in grado un po' di adattarsi, anche perché io comunque mi sono adattata a fare un lavoro che mi hanno proposto, mi andava bene e quindi è andata bene. Non era certo il lavoro della mia vita, però questo mi ha permesso di risolvere i problemi, di andare avanti, di guadagnare dei soldi e di mantenermi, quindi di uscire da quel problema di rimanere improvvisamente senza lavoro e non sapere come pagare le spese. Quindi chiedersi, invece di chiedersi perché è successo, perché mi hanno licenziato, che cosa ho fatto di male, ho lavorato male, oppure ho detto qualcosa, oppure sono entrata in antipatia al capo, perché? No, come risolvere il problema? Cosa devo fare per uscire da questo problema? Poi, l'ho già accennato prima, non considerare quello che dispiacevole ci succede come un fallimento, perché anche questo contribuisce a buttarci giù di morale, a farci sentire sbagliati e a creare dei pensieri negativi su noi stessi. Molto spesso è colpa nostra quando succede qualcosa che non va, altre volte invece non è colpa nostra. È colpa di altre persone, è colpa della situazione, è colpa di tutto un insieme di cose che si sono messe insieme e noi ci siamo trovati lì e abbiamo pagato il prezzo. È inutile cercare di chi è la colpa, è inutile pensare di essere falliti. L'importante è prendere questo che noi consideriamo un fallimento e trasformarlo in un'occasione di crescita. Anche questo concetto lo sento spesso dire, l'ho letto molto spesso sui libri, quindi può sembrare banale, può sembrare difficile da mettere in pratica, ma in realtà se noi pensiamo, se io penso a certe cose della mia vita che inizialmente ho considerato un fallimento, mi accorgo che non è così, perché mi hanno fatto crescere, mi hanno fatto imparare molte cose e mi hanno fatto aprire certe porte che se non avessi avuto quei fallimenti non avrei aperto. Quindi i fallimenti servono.
basta interpretarli nel modo giusto. Poi un altro concetto importantissimo che io ho sempre fatto fatica a fare mio e ancora adesso ho difficoltà perché sono una persona che non crede molto in se stessa, ma è necessario allenare questa attitudine, questo aspetto del nostro carattere, è appunto la fiducia in noi stessi, nelle nostre capacità. Anche questo si sente dire sempre. E ormai io quando lo sento dico sì, vabbè, credi in te stesso e bla 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 bla. È vero, può sembrare banale, però è importante. Se noi ascoltiamo queste frasi dai vari psicologi, coach, ci entrano da un orecchio e ci escono dall'altro, non serve a niente, però dobbiamo allenarci a credere in noi stessi. Quindi, per esempio, prendiamo un quadernino e cominciamo a scrivere i nostri piccoli successi, cioè quello in cui noi ci sentivamo deficitari, in cui pensavamo di non riuscire e invece con l'impegno e con un'attitudine mentale diversa siamo riusciti a ottenere, siamo riusciti a migliorare. Pensiamo invece a tutto quello che abbiamo sbagliato nella vita, pensiamo invece a quello che abbiamo fatto bene. Ci sarà sicuramente un sacco di cose, ci saranno un sacco di cose che noi abbiamo fatto bene. Quindi magari scriviamole e quando ci sentiamo falliti, quando non crediamo in noi stessi, andiamo a rileggerci questa lista. E poi dobbiamo pensare che noi possiamo fare tutto. Basta impegnarsi e studiare. Io che mi sono considerata per tanto tempo una persona insicura, una persona che non riusciva a raggiungere certi obiettivi, che guardavo gli altri, che magari facevano tante altre cose con ammirazione, pensando, ah, io non riuscirò mai a fare quello che hanno fatto loro. E io sono passata da fare lavorare in un asilo a fare una scuola di restauro, l'Accademia di Restauro, a diploma perché io ho fatto la scuola che non pensavo di essere in grado di fare e quindi l'ho fatta molto tardi rispetto ai miei coetanei. Io ho fatto la scuola a 25 anni, quindi non subito dopo le superiori, ma dopo un po' di anni perché pensavo che non sarei stata in grado di fare nessuna scuola dopo le superiori. Invece l'ho fatta. Mi sono diplomata con uno dei voti più alti e sono riuscita anche a lavorare per anni come restauratrice, che è un lavoro difficile, è un lavoro in cui si mettono le mani su opere d'arte antiche. È un lavoro che non tutti possono fare. Certo, ci vuole, bisogna essere portati, chiaramente, io lo ero. Però all'inizio pensavo che non ce l'avrei mai fatta, che fosse una cosa impossibile per me. Invece l'ho fatta ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Che
che poi si è conclusa. E questo è stato un evento che io ho considerato come un grosso fallimento e che mi ha fatto soffrire per molto tempo. E che poi ho imparato a non considerarlo più come un fallimento, quindi smettere di soffrire per questa conclusione di questa parte della mia vita, ma rivolgere lo sguardo verso un'altra parte della mia vita, quella che si è aperta dopo e che potrebbe portarmi a altre soddisfazioni. E dopo quello, dopo il restauro, sono passata a lavorare, a fare altri lavori, a lavorare con i bambini, a lavorare adesso in un negozio. E ho aperto due canali su YouTube, cosa che non avrei mai pensato di fare. Anche questo era una cosa per me impossibile, perché mi vergognavo, perché pensavo di non essere in grado di registrare i video, di essere negata con appunto con la tecnologia e tutte queste cose. E quindi vedete, se noi ci applichiamo, studiamo, ci impegniamo, possiamo fare qualsiasi cosa. Certo, se io adesso volessi andare a fare le Olimpiadi, non potrei farlo perché dietro ci deve essere per fare questo tipo di attività tutta una serie di anni di preparazione e di allenamento. Però se volessi diventare una sportiva seriamente, cosa che non mi piace e che probabilmente non diventerò, però se volessi allenarmi, diventare sportiva, sicuramente lo potrei fare. Basterebbe iscriversi ad una palestra, scegliere un istruttore, cominciare ad allenarmi e sicuramente riuscirei ad ottenere dei risultati. Questo solo per fare un esempio. Quindi crediamo in noi stessi e nelle nostre capacità, perché noi veramente, se ci impegniamo, possiamo fare qualsiasi cosa. Poi, un'altra cosa, un altro aspetto in cui io sono molto deficitaria, la costanza. La costanza e l'ostinazione. Allora, questo me l'hanno sempre ripetuto alcune persone: tu non hai costanza, tu se scegli un obiettivo devi tenere duro e andare avanti, devi battere il chiodo, come si diceva, no? E io mi arrabbiavo, dicevo: no, non è vero, perché io mi annoio, io sono fatta così. Invece no. La verità è che nella vita raramente si ottiene qualcosa se non si ha costanza. Quindi bisogna continuare a fare quello che ci si è prefissati di fare. Continuare anche un po' alla volta, ma sempre, tutti i giorni, tutte le settimane. E così si otterranno dei risultati. Così io ho fatto per il mio primo canale, Madame Crochet, che è un canale che ho aperto 3 anni e mezzo fa. Avrei potuto mollare dopo un anno, magari visti i risultati non eclatanti di iscrizioni e visualizzazioni, invece mi piaceva e ho continuato tutte le settimane a pubblicare dei video. E alla fine il mio canale è cresciuto, ho conosciuto tante persone meravigliose che mi stanno seguendo anche su questo mio secondo canale, e vista l'esperienza positiva ho aperto anche stagioni. Se non avessi avuto la costanza di proseguire, l'esperienza sarebbe finita e avrei buttato via tanto tempo e senza ottenere nessun tipo di soddisfazione. Questo è un altro esempio, è un esempio sciocco, ma riguarda la costanza, cosa che io non avevo e tuttora non ho.
però mi sto allenando. Poi, allora, coltivare l'ottimismo. Questo sembra un grande concetto, una cosa astratta. Come si fa a coltivare l'ottimismo? Si può, ci si può allenare facendo tutte queste cose. Proprio bisogna prenderlo come una scuola. Ogni giorno deve essere un allenamento, una palestra. E si può coltivare l'ottimismo se si è persone pessimiste, persone che tendono a buttarsi giù, a lamentarsi, a vedere l'aspetto negativo della vita, leggendo libri ottimisti che parlano di ottimismo, storie positive, storie di persone che magari, e ce ne sono tantissimi, ci sono dei libri bellissimi, di persone che si sono trovate in grande difficoltà e ce l'hanno fatta ad uscire da queste difficoltà. Un libro bellissimo, meraviglioso, di cui vi parlerò nella rubrica Parliamo di libri, è Il mitico Conte di Montecristo. Il Conte di Montecristo è la storia perfetta di un uomo che senza aver nessuna colpa finisce accusato di non si sa che cosa, incarcerato e finisce in disgrazia praticamente, messo in carcere, perde il padre, perde la fidanzata, perde tutto e grazie alla sua intelligenza, alla sua costanza e alla sua forza di volontà riesce ad uscire di prigione, a costruirsi una vita diversa, quindi si tira fuori dalla sua condizione di reietto della società, di ex carcerato, ma addirittura diventa ricco e a togliersi qualche sassolino nella scarpa, verso i suoi accusatori, verso chi molto in maniera molto meschina e assolutamente scorretta, anni prima l'aveva mandato in carcere senza nessuna colpa. Il Conte di Montecristo è un romanzo stupendo che parla di questi argomenti e di tanti altri e sicuramente ne parleremo su questo canale perché è uno dei romanzi preferiti miei in assoluto, in assoluto. Bene, chiusa parentesi sul Conte di Montecristo. Quindi coltivare l'ottimismo appunto leggendo i libri, frequentando persone ottimiste, cioè persone positive, persone che con il loro esempio ci facciano vedere come affrontare le difficoltà e come loro le hanno superate. Non dico di frequentare persone di successo, sempre positive, ma in modo stupido, o in modo sciocco, in modo futile. Persone che magari hanno avuto grosse difficoltà e che però vedono la vita con occhiali colorati e non con occhiali neri e cupi, co come magari la vediamo noi. Sempre a questo proposito, cercare di evitare di frequentare persone negative. Negative cosa vuol dire? Ogni persona ha i suoi lati positivi. Possiamo avere anche degli amici che magari si lamentano, provano rancore, quindi sono rancorosi, si lamentano di tutto. Ecco, non per questo, non perché adesso noi dobbiamo diventare ottimisti, dobbiamo abbandonare questi amici e non provare più affetto per loro, però quando ci accorgiamo che questo tipo di persone con il loro lamentarsi ci butta giù, cercare di fermarli e di magari in quel periodo prendere un po' le distanze e cercare di rivolgere magari il nostro tempo, impiegare il nostro tempo con persone più positive.
facendo attività appunto che ci facciano, che ci diano un maggior respiro, una maggiore apertura mentale, perché la lamentela e il rancore, veramente ci buttano giù, soprattutto se siamo già persone portate a questo. E alla fine l'ultimo mio consiglio, prendetelo come una chiacchierata tra amici, non voglio dare consigli a nessuno, però un altro punto che può aiutarci a trovare il benessere e l'ottimismo è pregare o meditare, oppure tutti e due. Non importa di quale religione siate, ma l'importante è trovare nella nostra vita un posto per la spiritualità. Perché è molto molto importante, aiuta tantissimo. Pensate che io fino a qualche tempo fa non ero per niente interessata a questi argomenti. Ultimamente invece ho trovato proprio nella spiritualità, nell'interessarmi anche di queste cose che non sono materiali, ma che sono al di là, al di sopra, al di fuori di noi, ho trovato molto beneficio. E quindi pregare nella vostra, pregare l'entità o pregare nel modo in cui vi è stato insegnato o secondo il credo che voi avete fatto vostro, può essere molto molto utile. E anche la meditazione può aiutare tantissimo. Quindi va bene i libri, tutto l'aspetto pratico, gli esercizi nello svolgersi delle nostre giornate, però io ho trovato utile dedicare anche uno spazio a queste cose, alla spiritualità, quindi dedicare dei piccoli momenti alla meditazione o alla preghiera, facendo una specie di rito, quindi preparandoci, mettendo magari una musica, accendendo delle candele, degli incensi, predisponendo un piccolo angolo della casa con le immagini del nostro credo, magari anche, no? Questo può essere molto utile e darci molto beneficio. Bene, allora io non so quanto ho parlato, comunque spero di avervi dato qualche spunto. Questo è quello che io ho pensato di trasmettervi riguardo a questo allenamento all'ottimismo. Scrivetemi qui sotto quello che fate voi per ritrovare l'ottimismo, per allenarvi, o se siete persone di natura ottimista, oppure se come me avete fatto un percorso per diventarlo, per allenare questa capacità che è sicuramente indispensabile per avere una vita piacevole. Non importa se abbiamo dei problemi, possono essere problemi anche abbastanza gravi. L'importante è proprio l'attitudine mentale. Io conosco persone che hanno subito dei lutti molto gravi, che hanno anche delle malattie importanti, che però sono ottimiste. E da queste persone veramente c'è da imparare e da prendere spunto.
Bene, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!